interessante. Allora, dunque, come avevamo già annunciato, il convegno di stamani si organizza nel seguente modo. Dunque, abbiamo ora l'intervento del professor ingegner Guido Camata dell'Università di Pescara, che ci inquadrerà i metodi di analisi non lineare agli elementi finiti per gli edifici in muratura e parlerà di un'applicazione specifica legata all'analisi di una cupola in muratura, quindi una struttura particolare che comunque è tipica appunto di edifici monumentali. Ci sarà poi una pausa con un coffee break alle 10:30, organizzato da noi ovviamente in collaborazione con gli studi del monastero, e poi riprenderò a parlare io successivamente per farvi vedere alcuni casi applicativi con i software PCE relativi appunto ad esempi di strutture monumentali che verranno resi disponibili a breve termine nell'ambito del nostro software e che a nostro avviso rappresentano delle soluzioni interessanti, seppur in una via diciamo professionale, quindi tendente a una serie di semplificazioni, ma che possono essere utilizzate in maniera adeguata appunto per l'analisi di queste tipologie di edifici. Parlerà poi l'ingegner Aisa della chimia, che avete avuto modo di conoscere già ieri, in quanto si ricollegherà appunto a questi argomenti trattando alcuni esempi applicativi delle loro soluzioni appunto per quanto riguarda i rinforzi con fibre. Bene, quindi direi di iniziare subito e do la parola al professor Camata. Grazie a tutti per l'attenzione. Io ho una voce abbastanza squillante, se sentite così preferisco sempre un po'. Sentite bene? Tanto è piccola. Vuoi che tagli sul microfono? La registrazione si può dare. Magari, sì. È meglio col microfono. Allora, l'idea di oggi è proprio una brevissima idea di che cos'è un'analisi non lineare. Volevo darla giusto per darvi un'indicazione e poi quello che ho voluto fare è dare anche alcuni suggerimenti per introdurvi questo, chiaramente in queste analisi. È chiaro che queste analisi prima di tutto non possono sostituire le analisi lineari e le verifiche che normalmente ho fatto e sono considerate chiaramente molto complesse, non facili da gestire, e proprio per quello preferisco anche, tra virgolette, preoccupare, impaurire le persone dicendo state attenti, perché chiaramente quando fate analisi non lineare le soluzioni possono diventare anche divergenti. Quindi non vuol dire che voi adesso va molto di moda il pushover, spingete un tasto e ottenete il risultato pensando che sia corretto. In realtà il risultato potrebbe essere assolutamente non corretto, quindi va interpretato in una maniera approfondita. Quindi l'idea è proprio quella di darvi semplicemente un'introduzione all'analisi non lineare e spiegarvi come è nata la collaborazione. Ma è da 2-3 anni che è attiva con me, Francesco, in particolare in questo progetto, cioè Francesco sta sviluppando un altro metodo di analisi che mi è apparso molto interessante e mi ha chiesto di fare dei confronti con analisi più sofisticate per vedere se il suo metodo poteva essere efficace, no? Immagino oggi di quale un pochino. Quindi a quel punto ha fornito, lo vedremo, una serie di esempi da svolgere, esempi tipici, fatti con appunto questo programma che si chiama Abacus, un programma di analisi non lineare molto avanzato, per vedere se le sue analisi più semplificate potessero rispondere a quella che è la realtà, perlomeno la realtà numerica. Chiaramente non abbiamo un riscontro diretto. Quindi, prima di tutto, il perché fare queste analisi non lineari? Perché è chiaro che qualsiasi struttura in muratura si comporta in situazione sismica in maniera non lineare. Praticamente all'inizio, cioè già sotto i carichi verticali, inizia ad essere praticamente fessurata, questo lo sapete. E quindi fare delle analisi lineari non possono essere altro che fare delle analisi convenzionali. Quindi noi facciamo le verifiche, dobbiamo essere chiaramente consapevoli che queste verifiche sono convenzionali. Cioè, ho avuto una discussione pochi giorni fa durante un processo, l'idea era quello di dire dell'ingegnere facciamo delle analisi lineari per valutare il danno della struttura. È impossibile, non è che uno può pensare di andare a valutare un danno quando una struttura collassa pensando che appunto le analisi lineari possono dare delle indicazioni, ma non possono assolutamente seguire un processo evolutivo non lineare.
E quindi è chiaro che queste analisi, quando vengono spinte, possono seguire quello che è il comportamento reale della struttura. Più sono approfondite, più noi siamo in grado di descrivere con correttezza quello che è il comportamento, poi vedremo con ovviamente grosse difficoltà, il comportamento della struttura. È ovviamente chiaro che quando noi facciamo verifica allo stato limite ultimo, addirittura di collasso, sono assolutamente più corrette. Perché? Perché siamo in uno stato avanzato in non linearità, e quindi fare delle verifiche in resistenza comunque diventa un approccio puramente convenzionale. E quindi è chiaro che quando noi facciamo analisi non lineari possiamo ovviamente spingerci in una descrizione molto più accurata della realtà. Quindi questo ad esempio è un telaio, ma potrebbe essere tranquillamente una struttura in muratura, chiaramente calcolata con un metodo a telaio. Ed è chiaro che noi possiamo vedere, se abbiamo sul grafico lo spostamento laterale e la forza di taglio alla base, applicando una distribuzione lineare, quindi un pushover, semplicemente una parte del pushover chiaramente, possiamo vedere che l'evoluzione della struttura da inizialmente elastica fessurata cambia rigidezza e c'è un'evoluzione non lineare fino alla rottura. È chiaro che se noi facciamo, ripeto, delle verifiche lineari, non siamo in grado di cogliere questo comportamento. Dobbiamo per forza perlomeno applicare un semplice pushover per andare a vedere qual è l'andamento. Ok? Quindi, brevemente, quali sono le fonti di non linearità su un edificio in muratura? Chiaramente quando noi applichiamo, facciamo ad esempio una prova sul martinetto doppio, oppure facciamo una prova su un muretto ovviamente sufficientemente grande per rappresentare il comportamento della muratura, abbiamo un andamento inizialmente, proprio nella fase iniziale lineare, devia attraverso delle fessurazioni fino ad arrivare al collasso. Quindi vedete, inizia a caricare, carica, carica, e alla fine, chiaramente la fase di scarico, arriva al collasso. È non lineare perché chiaramente il comportamento lascia delle deformazioni residue e quindi il comportamento del materiale è altamente non lineare. Ripeto, è chiaro che per fare analisi più avanzate noi dobbiamo tener conto di questi legami costitutivi in una maniera corretta. Quindi vedete, materiale, vabbè, possiamo muratura, oppure se oggi parlerete di rinforzi, acciaio, quindi l'acciaio è un comportamento non lineare. La fessurazione, un comportamento chiaramente che rende non lineare il comportamento della struttura, che tra l'altro è evolutivo, perché parte da una condizione fessurata iniziale, appena voi applicate un taglio laterale la fessurazione inizia a aumentare. Bisogna tenere conto delle rotture d'utti, le tracce dei materiali e anche degli elementi strutturali, chiaramente. Spesso anche le strutture in muratura sono combinate con strutture in cemento armato, bisogna fare anche attenzione chiaramente a quello. Una cosa di cui mi occupo io in particolare, l'interazione non lineare del suolo struttura, una cosa a cui a me piace molto, vi farò vedere qualcosa, è appunto quando noi effettivamente vogliamo vedere qual è la realtà, dobbiamo considerare anche il terreno sotto, perché chiaramente il terreno, oltre ad amplificare, lo vedremo, l'azione sismica rende molto più flessibile l'interazione tra le due, tra la struttura e il suolo, e vedremo che comunque è un comportamento importante. E ovviamente la risposta non lineare del suolo ha un'implicazione molto importante, quindi anche quello dovrebbe essere un aspetto da tenere in conto se uno, ripeto, vuole modellare la realtà, che è una realtà differente rispetto alla normativa ovviamente. E quindi, giusto per introdurvi, quello che abbiamo fatto, anche poi vedremo nelle analisi, è quello di tenere conto di legami costitutivi corretti per rappresentare quello che è il comportamento della muratura. Quindi vedremo, usiamo un modello di cui non parlerò appunto, modello di comportamento lineare, si chiama Concrete Damage Plasticity, per tener conto del comportamento. Come abbiamo ricavato ovviamente questo legame costitutivo? Attraverso delle prove che sono disponibili in letteratura, e noi siamo in grado di tarare il modello attraverso prove specifiche. Un altro tipo di non linearità che anche nelle strutture in muratura può diventare importante nei ribaltamenti fuori dal piano sono chiaramente le non linearità geometriche. Per noi, per fare un'analisi corretta anche a livello normativo, dovremo tener conto, chiaramente, quando inizia a ribaltarsi la struttura, tenere conto della condizione deformata.
per tener conto chiaramente che il comportamento non lineare geometrico può avere un effetto anche considerevole in pareti snelle. E questo apre un inciso, la cosa molto strana, se vi siete resi conto, quando voi fate le verifiche statiche c'è sempre ovviamente l'indicazione della snellezza della parete. Quando fate le verifiche sismiche no. Se chiedete a me il perché, vi dico non lo so, perché invece in realtà dovrebbe essere considerato molto molto più attentamente addirittura la parte di instabilità nelle verifiche sismiche. Quindi è spesso molto strano che tornino le verifiche, ovviamente non all'Aquila, ma in condizioni magari sismiche meno elevate, tornano le verifiche statiche, ma tornano le verifiche sismiche. Quindi è abbastanza strano, ma spesso succede. Comunque, è chiaro che saprete, analisi non lineare geometriche, bisogna semplicemente, invece che considerare l'equilibrio in una condizione deformata, considerare l'equilibrio in una configurazione deformata e quindi considerare l'evoluzione dell'equilibrio. C'è una verifica, se vedete, di ribaltamento fuori dal piano nell'NTC 2008 che chiaramente considera anche questo effetto non lineare geometrico. E quindi questo è giusto un'introduzione per dire proprio velocissimamente che cosa sono le analisi non lineari. Adesso ci sono solo due slide in cui io voglio fare un paio di commenti sull'NTC, sul pushover e sulle analisi non lineari tradizionali. Allora, prima di tutto vorrei ripetere il fatto che le analisi non lineari sono molto delicate, quindi andare a fare un'analisi pushover, scordatevi di spingere un tasto e vedere il risultato a scatola chiusa. Il risultato va assolutamente interpretato. Questo è il primo aspetto che voglio sottolineare. Il secondo aspetto è il pushover dà delle indicazioni molto interessanti su qual è il comportamento non lineare o chiaramente l'evoluzione della fessurazione delle cerniere plastiche, però non è la soluzione di tutto. Perché? Perché chiaramente quando la struttura è irregolare il pushover di tipo N2 chiaramente non può dare dei buoni risultati. Perché? Perché è basato chiaramente su due distribuzioni di forze che tengono conto del fatto che la struttura è regolare. Quindi bisogna fare molta attenzione quando uno fa questa analisi, avere ben in mente questo. Non potete pensare che una struttura completamente irregolare, magari un complesso monumentale, si comporti regolarmente lungo due assi. E quindi voi lo sapete, nel pushover spingete in una direzione, poi spingete nell'altra e vedete come si comporta. Non vuol dire non farlo, vuol dire semplicemente quando lo fate avere ben in mente che non rappresenta quella che è la realtà. E quindi è sempre auspicabile perlomeno fare delle analisi modali dinamiche in modo tale da capire qual è il comportamento globale della struttura. Quindi non parlo di pushover perché non è questo l'argomento della cosa, però immagino, visto che ormai ho visto anche all'Aquila è usatissimo, ci tenevo a fare queste considerazioni. È chiaro che nel pushover abbiamo dei grandi vantaggi, il fatto che chiaramente noi possiamo vedere come si formano i meccanismi, okay, duttili e fragili durante il caricamento della struttura laterale. Il pushover ovviamente, giusto brevemente, è un'analisi che tiene in considerazione di, perlomeno quello di cui parla la norma, di due distribuzioni di carico. La prima distribuzione di carico è proporzionale alla massa laterale e questa è la seconda distribuzione di carico che tiene conto della massa parte del primo modo di vibrare. Quindi la distribuzione di forza è proporzionale al primo modo di vibrare. Ci sono pushover più, che avete sentito parlare, adattivi, pushover multimodali. Il fatto è che comunque non sono in grado mai di rappresentare correttamente il comportamento di una struttura irregolare. Quindi fatelo, fate attenzione quando lo fate. È chiaro che, e oggi farò vedere due o tre cose, è chiaro che invece l'evoluzione di quella che sarà l'ingegneria nel futuro, sicuramente sempre di più, è quella dell'analisi dinamica non lineare. Quindi quello che si fa, lo vedremo, si applica semplicemente un accelerogramma alla base della struttura, più accelerogrammi ovviamente, e si valuta il comportamento non lineare della struttura. Ora, è chiaro che rappresenta la realtà in una maniera, e non parlerò in dettaglio, è chiaro che rappresenta la realtà in una maniera molto più accurata. Perché? Perché noi usiamo un accelogramma registrato
e valutiamo il comportamento della struttura sotto questi accelerogrammi. L'aspetto, e quindi teniamo conto del comportamento, non